Adesso ci occupiamo di legalità, ne parliamo con il nostro Luca Pompei che è collegato in diretta con noi perché proprio il tema della legalità è stato al centro di un incontro che si è svolto oggi a Giulianova con gli studenti e che è stato seguito per noi proprio da te, Luca, sui nostri social. Allora, nello specifico, di cosa si è trattato? Buon pomeriggio Anna, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, questa mattina una graditissima ospite a Palazzo Kursal di Giulianova in una manifestazione organizzata da Forum Artis in collaborazione con la Biblioteca Civica Vincenzo Bindi di Giulianova. È stata ospite Caterina Chinnici, europarlamentare, già magistrato e soprattutto figlia del giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia nel luglio del 1983. Intervistata dalla collega Alessandra Angelucci, Caterina Chinnici ha raccontato il suo rapporto con il padre Rocco Chinnici, ma soprattutto ha cercato di sottolineare quelli che sono i valori imprescindibili nella lotta contro ogni forma di mafia. Cultura, istruzione, saper in qualche modo controbattere a certe mentalità mafiose anche in qualche modo quelle sommerse nei comportamenti di tutti i giorni. E poi, insomma, ha raccontato, ripetiamo, anche del suo bellissimo rapporto con il padre, raccontato nel libro Così lieve il tuo bacio sulla fronte, edito da Mondadori. È stato un bel momento, Anna, per ribadire i concetti di legalità, soprattutto concetti che vanno in questo momento storico ricordati ai più giovani perché siano loro a costruire una mentalità e una cultura che negli anni futuri possano davvero veder cambiato questo paese rispetto alle tante mafie, mafie che non sono più violente come 30 anni fa nelle stragi di Capaci e via D'Amelio, ma che continuano ad agire e ad operare in maniera soffusa, ma comunque ancora purtroppo molto importante. Abbiamo proposto questo incontro sul nostro profilo Facebook di Rete8, potete andarlo a seguire nuovamente, è ancora visibile sul nostro profilo. A te, Anna.